bentornati sul mio canale. Allora, oggi un nuovissimo video, vediamo insieme come cucinare le fave. E allora, avevo fatto una serie di video, quindi come cucinare i ceci, le lenticchie, il farro. Insomma, proprio ho creato per l'appunto una playlist per raccogliere un po' tutti questi video. Quindi mi piaceva anche inserire le favette, in particolar modo le favette di Fratte Rosa. Allora, ve ne ho parlato tantissimo nei miei video anche ad ottobre dell'anno scorso, quando ho fatto la spesa bio al Biosalus. Abbiamo visto il vlog a Fratte Rosa della festa dello scorso anno. Vi faccio sempre vedere molte volte le ricette con i tacconi di Fratte Rosa, che è una delle mie paste preferite, quindi ve l'ho fatta vedere in bianco, al sugo, in tutte le salse, in tutte le maniere per l'appunto, e questa volta ve le voglio far vedere in tre ricette molto molto particolari, anche per farvi vedere quanto possono essere versatili queste favette, questo particolare legume. Allora, questa volta però in questo video ve lo faccio vedere con una marcia in più, perché assolutamente nel ricettario delle favette sono troppo contenta, ci sono ben due mie ricettine che sono contentissima di farvi vedere nella sezione innovazione. Allora, una già la conoscete perché sono i tacconi appunto di fave che vi avevo fatto vedere, ve l'avevo postato anche sulla pagina di Facebook, con la panna, il pepe rosa, la scorza di limone, insomma una ricettina ragazze proprio goduriosa, fresca, fantastica. E l'altra sono appunto questi qui, gnocchi alla romana, con la farina di fave, favolosa anche queste qui, molto semplice da fare, il classico impasto, insomma, ma veramente con la farina di fava un sapore, un profumo meraviglioso, quindi assolutamente provatelo. E quindi sono contenta di farvi vedere anche questo progetto a cui ho partecipato. E quindi, visto appunto che ci sono le mie due ricette, ve ne faccio vedere altre tre di ricette molto particolari. Quindi diciamo che a Roma le favette, le fave vengono mangiate diciamo una volta l'anno, giusto appunto il 1° maggio nel picnic, e si mangiano piuttosto diciamo proprio esclusivamente crude, con il pecorino e con il vino, che se non ti bevi 1,5 litri di vino le favette giù non ci vanno. E diciamo che qui nelle Marche le favette vengono esaltate in maniera molto molto particolare, a partire appunto dalla farina di fave che avevo fatto vedere in un altro video, e quindi ci si fanno i dolci, le pizze, i pani, i purè, veramente di tutto e di più. E quindi mi ci sono voluta avvicinare anche io un pochino a questo legume particolare e vedere un po' quali interpretazioni riuscissi insomma a proporvi. Appunto tre ricette, la prima in assoluto, che è una delle mie preferite, l'ho mantenuta cruda come proposta, ed è la tavolozza di Anto, quindi insomma un vasettino di favette crude. Ho preparato una salsa a cacio e pepe, proprio la classica della pasta cacio e pepe, quindi appunto che si fa con solo due ingredienti, niente olio, niente burro, niente di niente, solamente due ingredienti, pecorino super stagionato e acqua. Io in questo caso, se fate la pasta utilizzate l'acqua di cottura, in questo caso ho fatto riscaldare un pochino di acqua con un tegamino, insomma niente di che, e poi pepe a oltranza, il pepe si deve vedere nella cacio e pepe. E poi ho preparato un po' appunto come una tavolozza, un po' di colori realizzati con le spezie, quindi ho mischiato la paprika con il peperoncino, poi ho messo la curcuma, poi ho messo un paio di sali particolari, il sale nero di Cipro, il sale rosa dell'Himalaya con il peperoncino dentro, insomma ho fatto un pochino di cose. E poi ho preparato un semplice pinsimonio con il pepe, insomma visto che il sale era già presente, quindi ho messo semplicemente del pepe. E quindi questa è una proposta molto carina, molto particolare, soprattutto per gli antipasti con gli amici, insomma molto molto super. La seconda che vi propongo è ancora più particolare, perché sono riuscita a trovare dei bignè diciamo né dolci né salati, quindi proprio dal sapore decisamente neutro, e li ho riempiti con il mio formaggio che faccio a casa. Parto dallo yogurt di soia, come vedrete appunto poi tutto all'interno del video, e parto dallo yogurt di soia, lo vado ad aromatizzare con tutte le spezie e poi l'ho inserito direttamente all'interno dei bignè, l'ho riempiti, quindi ho fatto dei bignè salati veramente gustosi, si possono mangiare freddi oppure anche leggermente tiepidi, in modo tale da ammorbidire la mozzarella che ho messo sopra. E la terza e ultima ricetta è la mia favolosa ricotta, e a prescindere da quale sia il nostro credo alimentare, prepararsi una ricotta vegetale a casa penso sia una delle soddisfazioni più grandi, quindi in assoluto vi ho voluto proporre la mia ricetta. Io sono partita dalla soia, ho preparato il latte e l'ho cagliato con il cloruro di magnesio, se non sbaglio, comunque il nigari lo trovate a Natura Sì. Però vi propongo già due alternative che sono migliori.
via la soia, lasciamola perdere la soia, mangiamola il meno possibile, sostituitela con la mandorla, quindi fate una ricotta di mandorla, viene ancora più compatta, più bianca, più profumata, un sapore molto più intenso, niente a che vedere con la soia, è favolosa. E poi quando andate, a parte potete pure partire non dalla materia prima ma semplicemente dal latte già pronto, e poi andate appunto o a cagliare il latte che preparate con la mandorla o quello che acquistate direttamente al supermercato. Invece di utilizzare quel prodotto che trovate a Natura Si, utilizzate o il limone o l'aceto. Se utilizzate l'aceto, poi dovete un pochino sciacquare i fiocchi all'interno della fustella, sennò si sente un po' il retrogusto acetoso. Invece il limone è perfetto. Io non ho utilizzato il limone, ragazze, perché quello dell'albero mio me ne ha fatte talmente tante che le ho dovute tagliare in quattro parti e surgelarle, quindi però dal congelamento allo scongelamento si perde un pochino il limone, perde un pochino il potere di cagliare il latte e quindi forse penso che si indebolisce un pochino l'acido citrico, non lo so, comunque non l'ho voluto utilizzare, ho utilizzato il nigari o il nigari, non so come si dica, insomma come preferite voi. E quindi appunto una favolosa ricottina semplice semplice da fare in casa, vegetale, poi sopra sono andata a decorarla con un pochino di pomodori, un pochino di olio, ci potete mettere tutte le salsine che volete, una glassa d'aceto, la glassa balsamica, insomma tutto quello che volete. E niente, quindi queste sono le mie proposte con le favette di Fratte Rosa, io spero che il video vi sia utile, insomma che vi ispiri a fare anche voi qualche cosina. Vi rimetto sotto nell'info box il link direttamente al sito della associazione Favette di Fratte Rosa e anche il link per scaricare gratuitamente e ricettare con le mie due bellissime ricette, ma ce ne sono dentro anche altre di bellissime. E quindi niente ragazze, io vi mando un bacio, vi do un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!